Lunedì pomeriggio all'ex Palazzo delle Poste di Via Crispi si è tenuta la presentazione del libro C'è stato forse un tempo, la storia d'amore tra Antonino Caponnetto, magistrato che ha guidato il pullman di mafia dal 1983 al 1990, e la moglie Bettina Baldi. Nel libro, scritto dal figlio Massimo, si racconta l'incontro e l'amore che hanno tenuto insieme i due genitori e le vicende che hanno impegnato il padre a Palermo durante gli anni Ottanta, che si intrecciano in una sequenza di avvenimenti che hanno caratterizzato la lotta a Cosa Nostra. È quasi un omaggio d'amore, diciamo, al babbo e alla mamma. E la mamma mi ha dato circa 10 anni fa delle lettere che si erano scambiate lei e il babbo quando erano ancora fidanzati, e in più un diario in quel periodo teneva il babbo. E allora, ispirato da queste fonti, diciamo, e dal racconto della mamma, ho pensato che sarebbe stato bello scrivere la loro storia e sono molto contento di averlo fatto. Da un apprezzamento a Massimo Caponnetto, che ha donato a tutti noi questa splendida storia d'amore. Una storia di amore tra Antonio Caponnetto e la moglie, ma l'amore anche familiare, l'amore per i suoi allievi, l'amore per i giovani ai quali poi si è rivolto, dedicando gli ultimi anni della sua vita per far crescere cultura della legalità. Questo libro è un libro splendido perché racconta la dimensione dell'amore, la dimensione del dovere e la dimensione della storia, messe insieme in una sintesi mirabile in cui ci sta da una parte l'uso della bicicletta che univa Antonino Caponnetto alla moglie Bettina, ma anche al tempo stesso il riferimento al pool antimafia. Ci sta il riferimento alla vita di ogni giorno di questo giovane pretore e poi anche il riferimento all'attività storica compiuta da capo dell'ufficio istruzione. E credo sia un libro che leggendo ti fa comprendere che la storia, quella con la S maiuscola, è fatta da storie di uomini grandi. E Antonio Caponnetto è stato un uomo grande, che con la sua storia, con la S minuscola, ha costruito la storia grande del nostro paese. Massimo Caponnetto e gli organizzatori mi hanno invitato in ragione del fatto che io oggi mi occupo di scorte, a Caltanissetta sono il responsabile dell'ufficio scorte della questura e dall'89 al 96 sono stato un giovane poliziotto dell'ufficio scorte di Palermo. Ho avuto la possibilità, dopo le stragi, di conoscere il consigliere Caponnetto, scortandolo, perché in occasione del fatto che quando lui venne a Palermo, appunto, prima per i fatti e poi per le commemorazioni. Quindi sono qua per portare un punto di vista di quei 600 agenti che in quel periodo particolare hanno lavorato accanto ai magistrati antimafia. Antonino Caponnetto è stato un grande magistrato e a lui si deve l'idea del pool antimafia insieme a Falcone e Borsellino. È stato un uomo di grande coraggio e di grande generosità perché da Firenze si è spostato a Palermo in una piazza sicuramente molto più scomoda. Antonino Caponnetto è un patrimonio comune non solo della magistratura, ma di tutta la società civile siciliana e nazionale, perché si è spesso in tutti gli ambiti dove lui ha prestato la sua opera, prima nella magistratura, poi con un impegno sociale e politico non indifferente. La storia d'amore tra Nino e Bettina Caponnetto, una storia d'amore che ha del personale, ovviamente, come tutte le storie d'amore, ma che va ad intersecare la storia nazionale, la storia siciliana in maniera particolare, perché ha a che vedere strettamente con i fatti sanguinosi degli anni Ottanta a Palermo, quando sappiamo bene che avvennero tantissime stragi e poi si concluderà nel 1992 questa lunga scia di sangue con l'eliminazione di Falcone prima e di Borsellino dopo. Caponnetto è stato nonno Nino, come amavamo chiamarlo noi ragazzi che l'abbiamo conosciuto in quegli anni. Era per noi una figura straordinaria, che al di là di essere giudice è stata una persona che ci ha dato tanto.